Abbiamo subito sbloccato il parcheggio San Pietro in Castello, che è stata, diciamo, anche un'intuizione quella di mettere metà dei posti, dei 78 nuovi parcheggi, la metà a disco orario, che è stato molto apprezzato anche dai commercianti, perché le prime tre ore la possibilità di avere la sosta gratuita ha incentivato l'arrivo in centro e quindi la fruizione anche libera all'interno del centro storico. Abbiamo inaugurato subito una nuova area pedonale a Monticelli, un progetto di riqualificazione dove stiamo portando avanti altri progetti sempre di riqualificazione dell'area di Monticelli. Poi c'è stata, tra le novità, diciamo, quelle dei primi sei mesi, quello che abbiamo già completato, è l'istituzione del garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la prima città nelle Marche. Poi abbiamo subito dato grande attenzione al sociale, quindi siamo partiti con il reddito di civiltà, dove ancora ci devono essere le assegnazioni di un reddito cercando di incentivare chi ha un'età più avanzata, quindi gli over 50 rispetto ai più giovani, che fanno più fatica ad essere competitivi nel mercato del lavoro. Poi c'è stata la firma del protocollo d'intesa per la realizzazione di una comunità inclusiva e del PAS, con l'inaugurazione del polo di solidarietà in Viale De Gasperi, che ha aperto anche una nuova concezione dell'aspetto di rete e soprattutto di sussidiarietà, e quindi la possibilità di cooperare. Anche nel protocollo noi abbiamo messo tutte le associazioni che lavorano nel sociale, quindi la possibilità di cooperare sempre di più e cercare di coniugare e dar forza alle singole azioni messe a sistema. E il polo di solidarietà sta avendo un grande successo perché è accogliente e in più mette tutti insieme nelle attività. E poi abbiamo approvato in giunta i contributi per l'acquisto di dispositivi antiabbandono, dove c'è anche un grande interesse, visto la nuova legge che predispone il sistema di antiabbandono per i bambini all'interno delle auto. E abbiamo accelerato il completamento dei lavori della scuola Luciani, perché volevamo restituirla entro i primi 100 giorni e soprattutto volevamo far partire subito nel settembre del 2019. Ci siamo riusciti, è stato anche abbastanza impegnativo perché anche da un punto di vista logistico ripristinare tutto era complesso, però ci siamo riusciti. Poi abbiamo portato per la prima volta nella storia la cerimonia di presentazione dei calendari Serie B, che ha dato una grande visibilità alla nostra città, grazie anche al servizio che è stato fatto non solo nella presentazione ma anche su tutta la città, anche il video che ha avuto un grande successo anche da un punto di vista digitale, perché è stato realizzato in modo eccellente. Poi da un punto di vista di valorizzazione dei talenti abbiamo fatto all'interno della Notte Bianca abbiamo proposto la Rua, visto che sono ascolani, e poi c'è stato il concerto di Dario Faini, un'altra eccellenza ascolana, quindi abbiamo puntato anche alla valorizzazione dei talenti ascolani. E diciamo, oltre a tutti gli eventi natalizi che avete visto, il calendario è stato bello fitto con delle luminarie che sono state apprezzate non solo in città ma anche da fuori, sono arrivate persone, io ho avuto modo di incrociare persone che venivano da Teramo, da San Benedetto, da Fermo, proprio per fotografare la bellezza dell'immagine della città, delle nostre luminarie, che sono state molto apprezzate. La proposta delle notti bianche, quindi anche nel Piazza Immacolata e Monticelli. Poi abbiamo la Milanesiana e la Peri Street, che sono eventi che abbiamo continuato, che erano eventi che già si facevano, e a completamento di tutti questi eventi ci sarà proprio domani lo Zoo di 105, e quindi uno spettacolo in piazza dove ci aspettiamo parecchie persone, soprattutto famiglie. È un format che cerca di coinvolgere dai ragazzi alle famiglie, quindi è trasversale, e anche questo sento che è molto apprezzato, però ce l'aspettiamo una grande partecipazione domani. Poi sul tema sanitario abbiamo inaugurato la farmacia comunale 1 presso il centro commerciale Albattente, che ci sta dando anche grandi soddisfazioni da un punto di vista di servizio e anche da un punto di vista economico amministrativo.
E poi un grande sguardo l'abbiamo dato alla lotta al degrado e alla valorizzazione della qualità della vita. Infatti abbiamo iniziato subito con interventi puntuali sulle discariche abusive, sui rifiuti abbandonati, cercando di intervenire subito, un po' seguendo la teoria delle finestre rotte, e quindi la possibilità di pulire subito, intervenire subito, non crea quel senso di civiltà e quindi non induce poi a buttare immondizia o rifiuti abbandonati, e questo ci sta dando grandi gratificazioni. Poi abbiamo consolidato la sinergia con gli Angeli del Bello, che adesso hanno anche una loro sede, e che questi interventi puntuali, sia dal punto di vista associativo sia dal punto di vista pubblico, migliora anche la percezione, quindi la percezione induce poi a comportamenti più civili. Poi abbiamo incrementato la raccolta differenziata, che a breve partirà anche nelle frazioni. Adesso, raggiunto un obiettivo massimale di raccolta differenziata, il nostro obiettivo è quello della riduzione della quantità di produzione di rifiuto, e quindi la nostra battaglia è quella, l'obiettivo è avvicinarsi alla città rifiuti zero ed entrare nel gruppo dei comuni ricicloni, e quindi adesso abbiamo incentivato il compost, e il nostro obiettivo da qui ai prossimi 3 anni è anche la tariffazione puntuale, quindi cercare di arrivare a premiare chi produce meno rifiuto. Questo è un po' l'obiettivo, che rientra anche nella nostra visione di Ascoli Green, e qui passo ai progetti che abbiamo verso il 2020, che stiamo cercando di inserire la riqualificazione di molti parchi e giardini e di aree verdi per ragazzi e anziani. Abbiamo istituito il Comitato di Innovazione Strategica, che è una cabina di regia economica della città, che deve dare una visione e deve portare un po' ad alzare lo sguardo della città. È una cabina di regia aperta, fatta di imprenditori del mondo dell'università, dei rappresentanti degli ordini professionali, con i quali stiamo ragionando la pianificazione strategica della città. Poi c'è il tema dei parcheggi e della sosta. Abbiamo aperto un tavolo costruttivo con la Saba. Noi abbiamo avanzato delle proposte, la Saba ne ha avanzate altre. Stiamo cercando di arrivare a un punto d'incontro. Ovviamente il nostro obiettivo è quello che ci siamo prefissati in campagna elettorale: cercare di ridurre le tariffe dei parcheggi, per cercare di rendere il centro sempre più attraente e competitivo, e nello stesso tempo cercare di chiudere tutto il pregresso dare avere con la Saba, e quindi ci sono buoni presupposti. Siamo abbastanza ad un punto, vicini ad un punto d'incontro. Ovviamente questo ci prefissiamo di chiuderlo entro il 2020, per cercare di chiudere una storia che non viene da noi, non nasce da noi.